ragazzi, benvenuti in un nuovo video su Genshin Impact. Oggi parleremo della terza parte dell'evento Unreconciled Stars. Vi ricordo che stasera mi trovate in live sul sito Viola alle 21 e completerò con voi tutto l'evento. Dopo aver completato la missione relativa, ci troveremo a parlare di nuovo con Mona ed è qui che inizia l'evento vero e proprio. Intanto, se non lo avete ancora fatto, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella per non perdere i prossimi video. Come per i due step precedenti, abbiamo 3 quest da portare a termine per ricevere ulteriori drop. Ogni run dell'evento costa 40 resine e il drop dipenderà dal livello del mondo. Quello che vedete è il drop del livello mondo 6. Potete decidere di affrontare i nemici in single player o in co-op. Il nostro obiettivo è quello di accumulare energia per aumentare la barra del progresso della challenge. Io ho deciso di usare Jin, Keqing, Xianlin e Diluc, il mio main team, soprattutto per testare il nuovo equip che ho dato a Jin e Diluc. Stasera in live ve ne parlerò meglio. Killare i nemici è importante perché se ricevete un colpo durante il caricamento dell'energia, questo si interrompe e dovete iniziare da capo a ricaricare. Una volta completata la barra, potete finalmente claimare la challenge. A proposito, ho dimenticato di dirvi che è possibile ottenere 2 bonus durante la challenge, l'Heroic Starburst che vi dà attacco e il Fecund Starburst che vi dà dei buff. Ok, ora cosa più importante, che cosa è più utile comprare all'interno di questo evento? Innanzitutto, io penso che comunque tutti i libri possiamo ottenerli nei vari domain, eccetera, quindi la cosa che sicuramente salta all'occhio ed è la più rara nell'elenco è la corona. Ne possiamo acquistare soltanto una, quindi direi che come inizio acquistare la corona non sarebbe affatto male. Poi, personalmente, mi concentrerei sui gold, che sono quelli più rari da ottenere, sempre considerando che comunque i silver dei libri possiamo ottenerli appunto nei vari domain. Stessa cosa per le pietre, potrebbero essere utili come non, quindi io gerarchicamente andrei su una scala dal più raro, quindi qualcosa che più difficilmente riusciremo a droppare, fino ad arrivare ad una cosa, tra virgolette, più comune. E quindi per ultimo lascerei sicuramente le pietre, soprattutto quelle da 2. A proposito, gold non inteso come Philosophies of Gold, ma gold nel senso i libri gold, sempre meglio specificare. Faccio la differenza tra libri gold e libri silver. Invece per quanto riguarda il primo shop, sicuramente vale la pena prendere tutta la mora possibile e tutti i libri dell'esperienza da dare ai nostri personaggi, sono le due scelte direi anche ovvie tra l'altro, e poi come seconda scelta, ma tra molte virgolette, prendere tutti i fragment che sono nell'elenco in base alle nostre necessità, oppure se vogliamo prenderli tutti comunque abbiamo l'opportunità, perché insomma possiamo farmare quanto vogliamo anche il secondo, abbiamo comunque altri 6 giorni di tempo a partire da oggi. Per quanto riguarda invece Fish, l'unica cosa che resta da fare è appunto completare questa challenge almeno 7 volte, dopodiché potremo ottenere la nostra copia gratuita di Fish. Non dobbiamo fare insomma niente di che, è veramente un evento a portata di mano, a portata di tutti direi, e sono personalmente abbastanza soddisfatta, dai. Devo dire che comunque è stato un evento che mi ha impegnata, mi ha divertita e sono tanto curiosa di sapere anche le vostre opinioni in merito, quindi scrivetemi nei commenti che cosa ne pensate in totale di questo evento, se siete stati soddisfatti anche degli shop e forse se proprio dovessi dire qualcosa che non mi ha convinta tantissimo è il costo della resina che abbiamo dovuto utilizzare nei vari step. Insomma, sotto questo punto di vista l'ho trovato un po' costoso e facendo il calcolo tra ciò che abbiamo droppato e ciò che abbiamo speso, diciamo che si mantiene proprio sul filo del rasoio, però ok, va bene, ci ha comunque tenuti impegnati. Io faccio soprattutto il calcolo per chi come me è a livello mondo 6 che si avvicina comunque al rank 50, quindi non c'è granché da fare a parte il farming e a parte loopare i propri personaggi, quindi ci può anche stare sotto questo punto di vista. Mentre se comunque si parla di
una persona che ha un rank più basso, quindi ancora tutta la storia davanti, eccetera, forse lì può essere abbastanza difficile questo evento dal punto di vista di resine e quant'altro, perché giustamente al posto di conservarle si pensa allo spenderlo meno all'interno dell'evento. Ma comunque voglio sapere la vostra opinione, quindi scrivetemi nei commenti e ci vediamo anche stasera appunto in live sul sito Viola alle 21 per discuterne insieme, per farmare l'evento insieme, perché appunto stasera porterò la parte co-op dell'evento. E per quanto riguarda questo video, direi che ho detto tutto. È abbastanza corto, ma volevo insomma esprimere tutto quello che pensavo, perché non ho fatto il video dei due step precedenti dell'evento e mi sembrava giusto comunque dare un occhio a questa terza parte e parlarne comunque in un video. Detto questo, io vado a mettere qualcosa sotto i denti perché ho una fame da lupi. Noi ci vediamo su tutti gli altri social, quindi su Discord, mi raccomando seguitemi anche lì, e su Instagram, dove pubblico comunque delle stories, e ci vediamo appunto stasera. Detto questo, vi saluto, buon farming e ci vediamo alla prossima. Ciao!